Buonasera amici sportivi, siamo qui a Bergamo, Torre Boldone, per la nona giornata del girone di ritorno, serie A2 femminile, girone nord. Si scontrano questa sera Edelweiss Albino contro Scrivia. Scrivia ha 24 punti in classifica in questo momento, Albino 10 punti in classifica. Vediamo che in campo per Albino scende Giovanna Birolini, Chiara Lussana, Alice Carrara, Eva Weinberga e Alessia Panseri. Come sempre saremo oggettivi durante la telecronaca, ma non proprio imparziali. Cosa dici, Fulvio? Per chi tifiamo stasera? Per chi tifi? Noi purtroppo ci dovranno scusare un po' i nostri telespettatori. Il tema che il cuore veramente pulsa tanto, anche se la partita di stasera sarà veramente molto molto difficile. Intanto va subito in lunetta Podrug, classe 79, giocatrice d'esperienza e di riferimento di Scrivia, che si conquista due tiri dalla lunetta. Sblocca il tabellone col primo tiro libero e segna anche il secondo. 2-0 per la squadra ospite. Giovanna Birolini avanza, chiama il gioco per le compagne, scarico sul perimetro. Panseri attacca il ferro, scarica verso l'angolo, Carrara vede bene Birolini, deve chiudere, conclude, c'è un contatto, non c'è il fallo. Scrivia dall'altra parte, attacca in penetrazione, bello lo scarico verso il centro, poi non se la sente di tirare Madonna e si rigioca da fuori dal perimetro. Carrara conquista un rimbalzo successivo al tagliafuori, avanti per Panseri, Alessia sale, fuori. Dall'altra parte Scrivia vede sotto canestro la numero 44 Gatti che finalizza. Di nuovo Giovanna avanza, uscita per Lussana, Weinberga, si va dentro da Carrara, c'è un contatto, rimessa laterale. Si fa vedere Chiara per Alessia. Alessia fronteggia, poi scarica Giovanna dentro per Eva, si gira, rotazione, tiro, canestro importante, ci serviva, 4-2 per la squadra ospite. Buon gioco in attacco, sfruttando bene il mismatch, Eva brava, senza palleggi, buon tiro. Qua c'è un contatto sanzionato irregolare per Gatti, credo. Sì, confermo. E quindi fallo in attacco, si ripartirà con una rimessa per Albino. Avanza Lussana chiamando lo schema. Un po' ferma la palla. Alice decide di attaccare il ferro, vede lo scarico, finta di partenza, attacca e conclude, bella buona azione, giocata, finta di partenza Giovanna. In palleggio verso sinistra, poi inverte, attacca verso il centro in penetrazione e va a chiudere appoggiando al tabellone. Dall'altra parte c'è già Gatti, Carrara in qualche modo la costringe a un tiro un po' più difficile. Scrivi ancora in possesso, in qualche modo Eva intercetta e sarà a lato per Scrivia. Dopo 2 minuti e 30 secondi di gioco, 4 pari.
Qui c'è un tiro aperto da tre punti, non va. Carrara ancora lei a rimbalzo. Lussana. Albino vorrebbe correre, ma Scrivia si posiziona velocemente chiudendo e negando la transizione. Qua invece già dall'altra parte Scrivia. Aspettano l'arrivo della lunga, dell'interna. Ora si gioca ancora sempre su Colli, la numero 13. Brava Eva. Però buon intercetto. Lussana sotto canestro, va fino in fondo e l'appoggia. Siamo dall'altra parte, Colli riesce a ricevere un lungo passaggio. Purtroppo Pansieri è posizionata abbastanza bene, ma non riesce a negare la ricezione. Carrara, uno contro uno, vicino a canestro, non va. Avanza Madonna per Podrug. Dall'altra parte scrive a ribalta, vede il taglio di Podrug. Bello lo scarico, ma non la prende nessuno. C'è un intercetto di Albino e il possesso rimane a Scrivia. Intanto escono Chiara e Alessia e entrano Francesca Gazzi e Patrizia De Gianni. Ecco subito nuovo Gatti contro Carrara sotto canestro. Attenzione perché Alice sta facendo un buon lavoro, però fatica a tenere anche per un discorso di differenza di peso. Gatti che si fa sentire decisamente sotto le plance in senso positivo per la squadra ospite. Madonna in ricezione, sfrutta il gioco a due che non si conclude, piede lato ancora per Scrivia. Peccato perché in questo caso il pick and roll laterale non stava portando un vantaggio a Scrivia e la difesa di Albino era discreta. Agazzi sulla palla, c'è un tiro, canestro da tre punti di Madonna dall'angolo. Sì, diciamo che la velocità di esecuzione di Scrivia non è elevata, però curano parecchio alcuni dettagli che gli consentono di prendere un discreto vantaggio, oltre al fatto che le due interne di Scrivia riescono a portare dei blocchi decisamente efficaci e a sfruttare le scelte difensive di Albino. Carrara ancora sotto canestro, Magatti riesce a appoggiare al ferro, riesce a appoggiare al tabellone, porta a casa altri due punti. 11-6 per Scrivia. Ora ragazzi, vuole attaccare l'avversaria, la lascia lì ma poi purtroppo non finalizza la conclusione. De Gianni da tre punti, ci serve ma non va. Avanti ancora per Colli che è da sola. Questi sono canestri sanguinosi. Colli è brava a correre in transizione, sono brave le compagne a guardarla, noi un po' meno a rientrare difensivamente evitando questo tipo di giocate. Purtroppo è il terzo canestro che prendiamo che la giocatrice non guarda la palla mentre torna in difesa, cioè ci trovano spiazzati con tre canestri e hanno fatto quando potevamo tranquillamente tornare bene in difesa e giocare la palla in area. Sono quei sei punti di differenza che creano sette punti di parziale tra le due squadre. Senza questi tre contropiedi le due squadre sarebbero quasi a pari punti. 4 minuti e 43 da giocare ancora del primo quarto. Che cosa possiamo dire, Fulvio, rispetto a questo avvio di partita secondo te? Oh, sicuramente una partita molto molto in salita, fisicamente si vede in campo giocatrici di caratura diversa sotto tutti i punti di vista. Però, ecco, ripeto, non dobbiamo prendere questi canestri così facili e dobbiamo tornare subito in difesa, essere attenti e poi qualche canestro magari facile poterlo comunque fare, ma poco male. Bene, vediamo un po'
come si mette la partita. Direi che fino a questo momento forse Scrivi è riuscita a negare quello che Albino vuole fare, cioè correre e segnare dei canestri veloci in transizione. Sono rientrate molto bene difensivamente e questa cosa qua ha limitato i punti di Albino. Molto bene invece alcune giocate individuali, ecco qui Giovanna di nuovo ci riprova di nuovo. Abbiamo avuto dei buoni punti da alcuni uno contro uno da parte dei nostri, delle nostre giocatrici dal perimetro, che poi hanno portato a delle buone conclusioni. Adesso Weinberga, Ieva per Benedetta Peracchi, Michela Birolini, De Gianni vede dentro Benedetta, attacca il fondo, c'è un fallo. Brava buona, Benny. Buona circolazione di palla. Benny. Brava, brava Benny. Brava. Vede che c'è un cambio difensivo su di lei, una guardia. L'attacca cercando di sfruttare il vantaggio verso la linea di fondo e la costringe al fallo. Rimessa per Albino, esce Weinberga sfruttando il blocco di De Gianni. Giovanna ci pensa un attimo, poi non tira. Questo forza un po' il tiro Ieva, ma poi brava Benny che prende un importante rimbalzo. Patrizia prova ad attaccare verso il centro, lo fa, arriva alla conclusione. Brava il ferro aiuta il tiro e sono due punti, ci servivano. 13-8 per la squadra ospite. Ora Bonvecchio vede ancora Colli, attenzione a Colli perché oltre ad essere particolarmente frizzante è anche brava a leggere quando le accelerazioni la possono portare a un vantaggio evidente. De Gianni sfidata al tiro, se lo prende e lo segna. Brava Patrizia, tra l'altro di rientro anche da un momento fisico non proprio eccellente, quindi valgono doppio questi punti, ecco, da un punto di vista mentale. Assolutamente sì, brava Patrizia. Buona difesa, buona difesa. Brava, adesso Benny. Qui Albino sta prendendo fiducia. Michela per Patrizia, la ancora prova da tre punti, Patrizia! Se la sente ancora va e pareggia Patrizia. La partita. Brava 13-13. Patti. Brava Patti, 3 su 3. Brava Patrizia. Chiama subito time out Zara, non ha nessuna intenzione di lasciar proseguire questo momento di inerzia della partita a favore di Albino. Quindi coach Stazzonelli ha occasione di parlare alle ragazze e così anche coach Zara dall'altra parte. Bella partita fino a questo momento, decisa in alcuni casi da episodi e dal tentativo da parte di entrambe le squadre di trovare degli spazi di vantaggio. Chiaramente se riusciamo a fare dei buoni tiri da fuori possono uscire, perché i centimetri che hanno sotto canestro ci consentono molto di andare in uno contro uno in terzo tempo avvicinandoci a canestro. Però bene, 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 bene. Di sicuro. E poi per Scrivia avere degli interni di posizione, ecco infatti che adesso Zara ha scelto di cambiare Gatti e entra al suo posto D'Angelo, in maniera tale da avere un quintetto forse un pochino più dinamico. Si vada, brave, brave, ottima difesa. Ora Michela si prende questo tiro, ferro, e dall'altra parte Bonvecchio vuole mettere ordine, vede Colli che si allarga con un taglio flash, ribaltamento di lato per Madonna che controlla in due tempi il pallone, poi c'è una buona collaborazione e fa due punti Podrug. Qui bisogna staccarsi sul lato debole e aiutare. Patrizia per Giovanna, Giovanna va fino in fondo poi scarica, vede Benedetta, il passaggio è un po' basso, peccato perché ci sarebbe stato un buon tiro aperto con un passaggio un pochino più preciso, poi entra Peracchi e porta a casa un fallo. 4 falli di squadra per Scrivia. Sì, Scrivia fa il suo quarto fallo, quindi vediamo un po', siamo in bonus dal prossimo, cioè dal prossimo squadra Albino andrà in lunetta.
De Gianni attacca verso brava, il fondo. Brava Patrizia. Si prende questo fallo. Due bei attenzione. Tiri liberi, Primo fallo per la 21 di Scrivia Podrug. Intanto abbiamo ancora Patrizia che ci è mancata come il pane in una qualunque cena di un certo livello. di un certo livello. E stasera lo sta di nuovo dimostrando. Brava Patrizia. Brava Patti. Meno uno. 15, 14 Albino, 15 Scrivia. Bonvecchi con la palla in mano. Chiama un blocco, si prende questo tiro aperto, non riesce a finalizzare e poi la palla va ad Albino che deve correre. Sotto canestro, Ieva, bravissima. Ecco, questo è quello che ci serve. Benedetta, c'è un'apertura veloce, portare avanti la palla. Un bel pallone schiacciato di Benedetta Peracchi. Sì, eh. Cioè un bel movimento passaggio. Non facile, sì. Per una giovane. Sì, un bel passaggio schiacciato dal palleggio. Ma poi Colli non ci sta e ritorna ad attaccare sul lato destro del campo. De Gianni attacca il ferro, non c'è. Madonna, avanza la difesa di Albino, è rientrata. Ultimo minuto, fa partire comunque una rapida transizione, non c'è. Adesso si ragiona, si va dall'interna e questo è un errore. Grande nostro colpo. Questo è un errore nostro. Brava lei, però la nostra difesa era un po' alta. Giochiamo bene questi ultimi palloni senza fretta. Patrizia, guardalo per Ieva, la prova, non va. Brava, fa niente. Rimessa laterale per Scrivia. Sì, è uno dei suoi tiri, se lo doveva prendere l'ha preso, quindi assolutamente coerente con col momento della partita e con quello che è il piano partita. Dobbiamo stare lì a tre punti, sì, va bene. No, non possiamo concedere canestri in contropiede e dobbiamo cercare noi di costringere a un rientro difensivo faticoso le avversarie. Scrivia cerca di andare giustamente o capibilmente dalle sue interne, ma qui De Gianni prima e Ieva poi recuperano il pallone, scarico fuori, si cambia il lato, fuori dal perimetro, 3 secondi, 2, 1, deve forzare Patrizia, niente da fare. Niente, forse aveva subito anche un fallo. Albino 16. Comunque bene, Scrivia meno 19. 3 dopo il primo quarto, molto bene. Le due squadre partono alla pari, poi Scrivia riesce ad allungare con un paio di transizioni, si rifà sotto Albino con alcune collaborazioni offensive importanti e poi anche con alcuni tiri che costringono le lunghe ad uscire dall'area e quindi ad allargare gli spazi in fase d'attacco. Da qui poi arriva qualche contropiede in più. Sono anche curioso di vedere quanto Gatti e Podrug riusciranno a tenere in termini di minutaggio un certo tipo di intensità e di ritmo, perché Albino ha una sola arma, cioè quella di continuare a tenere l'intensità alta, il ritmo di gioco alto, soprattutto in ogni fase di transizione, e impedire alla squadra avversaria di piazzarsi all'interno dell'area e di costringere le interne a muoversi molto. Dall'altro lato, rallentare il ritmo di gioco potrebbe essere a favore della squadra ospite, che ha nell'esperienza, nel posizionamento e in alcune collaborazioni con i blocchi la possibilità di portare le proprie giocatrici anche a tiri aperti o a canestri più facili. Brave ragazze comunque, molto bene. La freccia dice Albino. Beh, allora partiamo bene. Possiamo giocare. Allora la freccia dice pallone. Allora la freccia dice bene, Fulvio. In campo per Albino abbiamo Alessia, Pansieri, Patrizia, Alice, Francesca e Michela. Dall'altro lato Scrivia riparte da Colli, la numero 10 Serpellini, la numero 6
D'Angelo, Madonna la numero 7 e 44 Gatti. Si riparte. Panseri di nuovo da Patrizia, che attacca verso il fondo ma viene contenuta. Poi c'è un fallo da parte di Michela, che nel tentativo di evitare una palla persa poi frana sulla numero 6 su D'Angelo e l'arbitro sanziona il fallo. Apertura per Colli, che poi consegna Madonna. Blocco di Gatti, che poi si fa vedere in post basso, trova la compagna per un tiro aperto, non se lo sente. Qui insomma abbiamo avuto ma l'arbitro dice che il movimento di D'Angelo è corretto, poi c'è un tiro e adesso rimessa sì, ha fatto un po' tanti passi. Ora si esce, ancora Scrivia, Madonna vuole di nuovo ripartire da un blocco, da un pick and roll centrale, arriva fino in fondo Agazzi, corre e lo fa bene. Panseri, finta il tiro, sale, se lo prende è la sua posizione e lo vuole, e lo vuole ricordare anche questa sera. Brava Alessia. Situazione di vantaggio creata da Francesca Agazzi. Franci ci serve così. Qui sotto invece Gatti ci fa vedere una bella virata e conclude a canestro con un semigancio sinistro. Poi dall'altra parte Panseri si va a prendere un fallo. Un po' di grinta, un po' di prepotenza, un po' di quello che serve ad Albino per continuare a restare lì, punto a punto, possesso dopo possesso. Intanto c'è un cambio, esce Michela Birolini, entra Giovanna Birolini. E Alessia sbaglia il primo libero. E fuori anche il secondo. Alice Carrara lotta a rimbalzo, ma il possesso va a Scrivia. Madonna. Sotto di nuovo per Gatti, brava Patrizia, brava Patrizia. E si va dall'altra parte, intercetto di Scrivia, si corre dall'altra parte. Sì, Francesca ha capito una cosa importante, che se corre il vantaggio lo prende, quindi se riusciamo a mettere in condizione le nostre perimetrali di mangiare il campo, le avversarie fanno fatica a rientrare difensivamente. Brava Franci, scarica fuori per Giovanna, che si alza, palleggia, arresto e tiro. C'era stato anche un contatto ma l'arbitro dice che è regolare. Podruk da Colli, Colli di nuovo per Madonna. Sì, Scrivia gioca sempre a partire da una situazione allenata sostanzialmente. Ogni volta che non c'è il vantaggio chiamano subito, riorganizzano e poi creano una collaborazione, generalmente con un blocco sul lato debole oppure con un blocco sulla palla. Brava Carrara, brava Alice, tre punti importanti, tre punti importanti. E siamo lì, un metro di spazio lei deve tentare, perché e siamo lì. Questi sono anche quei canestri che poi danno fiducia. Brava Alice. Intanto in campo c'è anche Adele Cancelli, 2004 per Albino. Tra Cancelli, la numero 16 di Albino, e Podrug, la numero 21 di Scrivia, ci sono esattamente 25 anni di differenza. Ora vediamo. Giovanna attacca, scarica per Francesca, che vuole andare fino in fondo e si prende un buon fallo.
Ciao Francesca, due tiri a disposizione, chiama minuto subito. Sì. Zara chiama minuto. Zara, brave ragazze, brave, brave, brave. Scusami Fulvio, ti ho interrotto. Prego. No, buona partita, buon inizio, non siamo sempre attaccati e come dicevi tu, dobbiamo giocare in velocità, dobbiamo avere questi momenti di velocità. Sì. Sì, tra l'altro da notare, in questo momento Scrivia a 3 falli, a 7 minuti e 17 dalla fine. Questo denota che anche in questo quarto la difficoltà di Scrivia nel tenere l'attacco di Albino, nel caso in cui Albino con aggressività e velocità penetri a canestro, si sta facendo abbastanza evidente. Su questo punto sicuramente coach Stazzonelli avrà redarguito e starà insistendo con le ragazze. Dall'altro lato vediamo una squadra sicuramente molto ben organizzata e capace di eseguire diversi schemi e diverse opzioni di collaborazione offensive ponderate, ma ogni volta che Albino si schiera e occupa l'area, Madonna, piuttosto che Bonvecchi, richiamano le compagne a un gioco organizzato. Richiamano le compagne a un gioco organizzato. Brava Francesca! Sono Francesca Gazzi in lunetta per il secondo, non c'è, rimbalzo per Podrug che avanza in contropiede, poi si ferma, Madonna chiama lo schema e Carrara recupera il rimbalzo, poi qua c'è un fallo chiamato a Madonna. Quattro falli. Quarto fallo di Scrivi a 7 minuti dalla fine del secondo quarto. Secondo fallo per la numero 7, Madonna. Francia Gazzi avanza, chiama lo schema. Qui Cancelli, Panseri. Dentro per Adele. Adele si gira, vede un taglio, c'è una deviazione da parte di della numero 6 D'Angelo, che poi alza anche la mano e ammette di averla toccata. Panseri, Agazzi, Francesca prova a forzare dall'altra parte, non ci serve questo, non ci serve. Di nuovo Colli che fa due punti. Avremmo potuto spendere anche un fallo qua, e impedire di tirare. Poi Alice ci serve sicuramente in campo fino alla fine della partita, o vedremo. Quindi non è esattamente la giocatrice che vogliamo caricata di falli, però questo canestro qua sono quei due punti in transizione che non possiamo permetterci di concedere. Due tiri liberi. Dobbiamo sfruttare questo momento di bonus da parte loro, mancano ancora molto di più di 6 minuti. Alice segna il primo. Brava, segna Alice, anche il secondo. Brava Alice. Zona per Albino, vediamo un po'. Albino si mette a zona, 2-3. Avanza, Colli, ancora lei, si prende un tiro aperto però lo sbaglia, Carrara, buon rimbalzo, Ieva per Francesca ribalta il lato, la palla rimane lì, la prende Giovanna, attacca verso il fondo e pesta la riga. Peccato, poteva... Sì, avanza Madonna per Bonvecchio. Bonvecchio d'Angelo, si va di nuovo da Podrug, poi qui c'è un bel taglio dal lato debole, però Colli sceglie di non tirare, la scarica fuori. Giovanna sfrutta il blocco di Adele, dobbiamo chiamare, invece si brave, va da Adele brave, che brava, sbaglia il tiro, ma poi riprende la palla, riesce a recuperare il possesso.
Ieva per Alice, Alice uno contro uno, c'è il mismatch, brava, e fa due brava, punti importanti. Brava Ieva, adesso brava Ieva che ha dato un buon pallone sotto a Gice, che è riuscita col mismatch a portare a casa due bellissimi punti. Qua Scrivia fa girare molto bene la palla, poi recupera il rimbalzo, tiro aperto, dobbiamo prenderla noi, taglia fuori, non c'è il taglia fuori, sono due punti che Colli non realizza, per fortuna della squadra di casa. Poi qui l'arbitro dà il possesso ad Albino e rientra Patrizia De Gianni, esce Adele, esce anche Giovanna Birolini, ottima la sua prestazione, il suo apporto, e rientra Chiara Rizzo. Anche Chiara Rizzo rientra dopo tre settimane, dopo l'infortunio, sì. Speriamo che possa fare un debutto come quello di Patrizia. Qui ci stava un tiro aperto, ma invece Agazzi decide di avanzare, poi c'è Ieva. Se abbiamo perso un pochino di fluidità nel movimento della palla in fase d'attacco, dobbiamo ritrovarla, perché è quello che ci ha dato la spinta in più. E intanto ne approfitta Scrivia. Buon fallo di Ieva. Sì. Rimessa. Primo fallo. Rimessa laterale. Rimessa dal fondo per Scrivia. Intanto è entrata in campo anche Repetto per Scrivia, la numero uno. Eccola, Repetto, scarica per Bonvecchio. Poi c'è Gatti che ribalta il lato. Colli non ci pensa due volte e porta a casa tre punti. Francesca per Chiara. Si fa vedere, si allarga Patrizia e poi il passaggio... passaggio perso. Monica capisce che c'è un po' di confusione in questo momento in campo e chiama subito time out. Come dicevi tu, circolazione di palla, c'è un momento che non riesce a circolare bene la palla. Sì, adesso in realtà Scrivia sta anche un po' prendendo abbastanza le misure in fase difensiva e sta cercando di evitare di concederci delle penetrazioni facili. Ci stanno mandando a volte sul lato della mano debole, in altre situazioni stanno abbastanza dominando a rimbalzo o comunque in fase di attacco. Hanno avuto parecchi secondi tiri e poi comunque complimenti sia a Gatti che a Podrug, perché hanno sempre un occhio al lato debole quando giocano in uno contro uno in post basso. Sono brave anche a ribaltare, quindi non soltanto per noi sono difficili da contenere in fase difensiva, e sicuramente le ragazze di Albino stanno facendo molto bene anche in fase difensiva, anche contro le interne, nonostante la differenza di fisicità, però poi sono brave anche a scaricare Podrug e Gatti sul lato debole se c'è un tiro aperto, come quello che abbiamo visto adesso ad esempio da parte di Colli. Quindi la coperta in fase difensiva è corta, perché se si aiutano dal lato debole lasciano più scoperte le perimetrali di tirare dal lato debole, se invece non c'è l'aiuto diventa un uno contro uno dal post basso. Adesso Colli attacca, va fino in fondo, poi ruota in fase di conclusione del tiro e non va. Scrivia si prende il tiro da tre punti fuori. Repetto, il tiro era di Repetto. Chiara per Alice, chiamano il gioco. Ecco, intanto in campo c'è di nuovo anche Benedetta Peracchi. Agazzi, Rizzo, ottimo il cambio di mano, sotto per Peracchi, sfrutta, questo era un tiro aperto, ci serviva, ancora Alice e scade il tempo. Peccato, perché qui sul cambio di mano di Chiara ha preso un ottimo vantaggio, c'è stato il cambio difensivo
su Patrizia, che ha ricevuto dentro, non ha giocato il mismatch uno contro uno, ha ribaltato fuori per Alice Carrara perché Podruk se n'è accorta ed è andata a chiudere. Peccato perché ha ricevuto un ottimo tiro aperto. Bravo, bene, questo è quello che ci serve. Super. Intanto Madonna avanza e porta a casa un fallo, credo di Agazzi. Sì, che se ne accusa. Buon recupero di nuovo Patrizia con le lunghe leve, ci mette una pezza, poi qua l'arbitro dice che si può giocare ma fischia il secondo. Ripeto, vuole negare la possibilità di salire col caricamento di tiro a Carrara, credo che faccia bene perché altrimenti sarebbe stato difficile poi contestare il tiro a Carrara da quella posizione. C'è anche un fallo su Francesca in terzo tempo. Sì, non possiamo dirlo, ma lo diciamo. Ecco, sì, in effetti. Insomma. C'era un contatto abbastanza al limite. Alice, dalla lunetta, dai, ancora, due, dai. Ci serve, uno, Albino, due ci serve questo, 23. Brava Alice Carrara con lo standardo di Albino elevato, stiamo attaccati, Albino, ultimo, secondo quarto, stiamo attaccati. Albino 27, scrive a 26, a due minuti dalla fine del secondo quarto, poi Podrug si gira bene ma la palla danza attorno al ferro, va di nuovo su buttandosi all'indietro. Di nuovo Madonna che tira e fa un canestro pesante da tre punti. Peccato perché questo secondo tiro, questo terzo tiro ha oscurato una buona difesa. Ma poi Peracchi, aperta, tiro aperto, ci riprova una seconda volta. Gatti recupera il rimbalzo. Gatti ribaltellato, Madonna di nuovo si vuole andare sotto da Podrug, qui Scrivia cerca in ogni modo di coinvolgere le sue interne e poi c'è un fallo ancora di Francesca Gazzi, questo è il secondo in pochi minuti, di sicuro Francesca sta facendo un ottimo lavoro in fase difensiva, è ovvio che all'aumentare della pressione nel tentativo di uscire da quei blocchi e di non concedere uno spazio di vantaggio, poi brava Benetta, guarda lo spazio. Guarda sotto di nuovo dentro per Carrara che vuole andare fino in fondo e prende un fallo importante. Mamma mia, picchiato qui il contatto, picchiato della faccia forse, no? È stato forte. Ecco, direi che questo uno contro uno descrive un po' la partita in area. Cioè noi abbiamo più velocità e più dinamicità. Dall'altro lato c'è esperienza e fisicità. Alice, dal tiro libero. Brava, lo segna. Non si lascia distrarre neanche dal dolore. Brava Alice. E segna anche il secondo, parità, solo parità. Retina. Ultimo minuto 20. Di questo secondo quarto, dobbiamo tenere. Difendere forte. Oh. Madonna. Tira di nuovo da tre punti, ma questa volta non va. Gatti si butta a rimbalzo, la recupera. Di nuovo fuori per Madonna. D'Angelo prova ad attaccare verso il centro, la palla va fuori, De Vecchio deve pensare velocemente, scarica, brava, airball, da parte di Scrivia, super difesa di Albino, brave ragazzi, carattere, onore alla squadra allenata da Monica Stazzonelli, brave. Ora Chiara. Dobbiamo giocare bene questo pallone con calma. Qui. Ma no, palleggiato sul piede. Infatti. Allora, qui c'è piede di Gatti che fa un ottimo show, direi più che efficace. Piede.
Sì, sì, avevano azzerato i 14 l'altra volta prima. Perché non azzerano i 14? Lussana attacca verso il centro, cerca De Gianni, c'è il mismatch ma non riusciamo ad arrivare. Peccato. A concludere al tiro. Però bene, attenzione, è finito il tempo. Brave ragazze. È finito il tempo, cosa hanno fatto? Attenzione. Qui c'è un problema tra il primo cronometro, quello dei 24 secondi che viene resettato a 14. Molti meno! 7 secondi. Infatti, come suggerito dal tavolo del commento tecnico, anche il tavolo di gara mette 7 secondi sul cronometro. Madonna, ne salta 2, va a una conclusione veloce e porta a casa 2 punti così con un tiro in secondo tempo. Peccato perché non siamo stati probabilmente mentalmente capaci di contenere questo tipo comunque di scelta. Bene, di comunque bene, buoni primi questi 2 quarti, la squadra ha corso, non abbiamo tanti falli, dobbiamo andare su questa retta via. Fulvio, se ti avessero detto a metà partita Albino 29, scrivi a 31, avresti firmato? Assolutamente sì. Ok, Fulvio avrebbe firmato. No, è veramente brave. Ecco, la cosa che stiamo vedendo è queste 4 partite, oggettivamente 4 partite quasi impossibili, però una partita giocata molto bene con Crema, una partita giocata malissimo contro l'ultima avversaria di domenica scorsa che era Alpo, e questa partita giocata veramente punto a punto con una squadrone, con una squadra che solo a vederla in campo veramente si vede la caratura che questa squadra di Scrivia può mettere in campo. Le ragazze albinesi stanno facendo veramente bene, molto bene. Ecco, sì, da notare, siamo ancora da notare il fatto che entrambe le squadre stanno tirando con il 35% dal campo, però Scrivi ha avuto 37 tentativi mentre Albino ne ha avuti 29. Questo anche a dimostrazione di un dominio a rimbalzo dominio a rimbalzo. E le percentuali al tiro tendono ad essere molto simili e si equivalgono. Scrivi ha però un 100% dai tiri liberi con soli 2 tentativi dalla lunetta, mentre invece Albino in lunetta ci è andata 12 volte finalizzandone 7. La differenza al rimbalzo in attacco non è neanche così evidente, 10 a 7 per Scrivia, e quella in difesa è abbastanza equivalente. Da notare 12 assist per Scrivia contro i 6 di Albino. Brave ragazze, tra 8 minuti ricominciamo con il terzo quarto. Eccoci bentornati, pronti per iniziare la seconda metà di questa partita che vede la squadra di casa Albino a 29 punti e la squadra ospite Scrivia a 31 punti. Si sfidano 2 squadre abbastanza distanti in classifica, Scrivia a 24 punti, Albino ne ha 10, ma nonostante la differenza a livello di punteggio per quanto riguarda il campionato girone nord di A2 femminile, Albino stasera sta giocando alla pari contro una squadra decisamente corazzata. Merito della velocità di gioco sia a difesa schierata che in transizione per Albino, che fatica comunque e capibilmente a contenere anche alcune collaborazioni offensive con i blocchi da parte di Scrivia. Intanto sono partite Madonna con la palla in mano, Colli si va da Podrug che è raddoppiata, triplicata e poi l'arbitro fischia. Vediamo cosa ha deciso l'arbitro, si consultano i 2 arbitri e poi danno fallo alla difesa. Rimessa dal fondo Scrivia.
faticano a trovare un passaggio. Ecco, Gatti tocca la palla per ultima, si ritrova sotto canestro con la palla in mano. De Gianni in qualche modo condiziona. Ora Birolini chiama lo schema. Giovanna avanza, non s- palla persa. E qui dobbiamo essere più veloci ad eseguire, cioè c'è stata la chiamata del gioco da parte di Giovanna, ci abbiamo messo troppo a posizionarci e uscire dai blocchi. Infatti guardava l'uscita di Ieva, che però non era riuscita a prendere un vantaggio concreto, e dall'altra parte Pansieri è stata sorpresa dal passaggio. Colli attacca canestro, vuole andare fino in fondo, si ferma ma poi intercetto Albino. Lussana attacca canestro, Pansieri, De Gianni, Giovanna vuole andare sotto da Patrizia ma poi non riesce a servirla. Era bella l'idea perché c'era un mismatch su questi cambi difensivi che Scrivia fa, a volte riusciamo ad avere Giovanna, riusciamo ad avere Patrizia o l'interna in uno contro uno in post basso dentro l'area. Pansieri sulla palla, Podrug, Madonna attacca al centro, vuole Podrug che subisce un fallo e l'arbitro segnala fallo e rimessa dal fondo. Difesa, concentrate, concentrate. Coach Stazzonelli carica, riporta le ragazze ad essere più concentrate possibile sulla partita. Madonna qui si prende uno dei suoi tiri che però non va. Lussana spinge in avanti. Dobbiamo muovere velocemente la palla in fase di transizione e correre con le giocatrici che non hanno la palla. Bello il tiro, peccato. Questa era una buona conclusione da tre punti. Palla Scrivia che ha tutti gli interessi a rallentare il ritmo di gioco. Podrug attacca e va a prendersi sotto canestro un vantaggio, poi scarica per Gatti, è un altro fallo. Si sta invertendo la situazione. Se lasciamo ragionare le perimetrali, servono facilmente le interne, le quali in uno contro uno sotto canestro fanno valere la loro fisicità. E quindi Albino ha tre falli in due minuti e Scrivia ne ha zero. Penso che il discorso falli sia stato al centro del dialogo negli spogliatoi per entrambe le squadre, perché giocherà come un fattore a favore o a sfavore della rispetto al punteggio finale. Intanto Gatti dalla lunetta segna il primo, tira e segna anche il secondo. Ieva rimessa dal fondo, Giovanna sistema, serve Lussana. Ci serve che Chiara Lussana entri in partita ed entri in ritmo, e questo lo sanno bene anche le compagne. Qui fischia passi di Patrizia De Gianni. Intanto avanza Scrivia, palla in mano, Bonvecchio sistema, il solito mezzo taglio flash di Colli che poi serve Podrug che poi si appoggia al tabellone e porta a casa altri due punti. Stiamo mettendo poca pressione sulle perimetrali quando avanzano col pallone. Ribaltamento di lato, Ieva si prende il tiro da tre punti e lo segna anche quasi da ferma. Vede che il difensore è staccato, non ci pensa due volte, ringrazia. Brava Ieva. Qui dentro di nuovo troppo facile questo passaggio. Troppo facile questo passaggio. Podrug, Gatti di nuovo con la palla dentro. Tra l'altro due giocatrici molto brave anche a passare, hanno un ottimo tocco. Quattro falli purtroppo per noi quando mancano 7 minuti, giocheremo 7 minuti con il bonus. Peccato. Bonvecchio marcata da Lussana. Lussana distante, Bonvecchio ringrazia e fa canestro. Stazzonelli chiama il cambio. Giovanna avanza, marcata da Madonna. Ieva riceve, marcata da Colli, si va da Lussana. Lussana
cambiellato, Patrizia vede uno spazio, si butta dentro, brava Patti, l'arbitro brava non fischia Patrizia. Nonostante il contatto va su Patrizia, brava Patrizia, siamo sempre a un possesso di svantaggio, potevano anche fischiare un fallino questa volta. Ribaltano il lato, si va da Madonna dall'angolo, no, risale in ala Colli, ribalta Bonvecchio, aperta Podruk. Qui però dobbiamo avere un unico fischio, qui bisogna avere lo stesso metro da entrambe le parti, sia sui falli sia sulle infrazioni di passi. Lussana ribalta per Patrizia, che finta il passaggio, il consegnato, poi va da Ieva, taglia bene Panseri, finta di partenza in palleggio e poi si conquista un ottimo fallo Giovanna. Brava Giovanna. Podrug commette fallo ed è il quarto fallo. Quarto fallo, fischio pesante questo. Fischio pesante. Brava Giovanna che per più volte finta la partenza da un lato e poi attacca sul lato opposto. Ancora lei, Giovanna, per Michela, Ieva, guarda dentro Giovanna che poi la tiene in campo ma avvia un contropiede dall'altra parte. Qui viene fischiato un fallo su Colli che parte velocemente in transizione. E comunque la mia personale impressione è che per quanto siano incisive Gatti e Podrug, continua ad essere Colli, capitano di Scrivia, il primo terminale offensivo e la giocatrice più difficile da marcare per Albino in questa grande partita. Grande velocità, grande dinamismo, brava. Sì, e poi legge anche bene, legge bene e tecnicamente è ben impostata. Michela Birolini chiama il gioco, conduce lateralmente il possesso di palla, poi consegnato per Panseri a Carrara per Birolini, fuori per Panseri che va giù, prova il tiro, non va, un po' di tonnare in area e possesso per Scrivia. Ecco che si avvicina al cubo a Gazzi. Gatti sotto canestro, attacca Carrara e porta a casa tutto quello che può portare a casa, cioè canestro e fallo. E adesso a questo punto, con quattro falli di Podrug e mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto, sicuramente l'impiego di Gatti sarà per un minutaggio elevato, quindi dobbiamo sfruttare questa situazione per portarla verso la fine della partita o con più falli o con meno ossigeno sostanzialmente. De Gianni blocca per Ragazzi che ribalta il lato, giusto un tiro aperto che Birolini, Giovanna si prende, poi c'è un fallo fischiato. No, ha fischiato fallo a Carrara, ha fischiato fallo alla 23 Carrara, e Stazzonelli ha qualcosa da dire perché su questo fischio addirittura la partita si è fermata perché pensavano tutti che ci fosse stato un fallo in difesa, non un fallo in attacco. Invece possesso Scrivia, ricezione per Bonvecchio che vuole organizzare, solito uscita flash di Colli, taglio flash, poi si va sotto di nuovo da Colli che è libera di segnare e di fare un altro fallo, di fare, scusate, fallo più canestro più fallo. Momento un po' caotico della partita, confusionario, purtroppo Albino ha preso un parziale 34 Albino 43 Scrivia, e in questo momento qua c'è un misto di corresponsabilità secondo me. Da una parte fatichiamo in fase difensiva a contenere gli avversari, dall'altro mi permetto di dire che il registro arbitrale in alcuni casi è poco chiaro. Speriamo che adesso gli arbitri si confrontino e prendano una linea di decisione comune.
Intanto c'è stato un time out per Albino, che in questo momento ha 5 falli, mentre Scrivia ne ha solo uno. Scusate, chiedo scusa a Castelnuovo. Beh, insomma, si può chiamare Scrivia, si può chiamare Castelnuovo. Chiedo scusa se bisogna chiamare Castelnuovo e non Scrivia. Ah, ok. Allora, rettifico. Prima mi dicono dalla regia che la regia può vedere più replay a piacimento, ovviamente, della partita, e mi dicono che in realtà non è stato fischiato il fallo a Carrara, ma c'è stata nell'azione precedente un tocco della struttura da parte del pallone, quindi non è stato fallo ma possesso a Castelnuovo, non per un motivo falloso. Giovanna avanza, chiama il gioco, vede Franciagazzi che vede un buon curl di Carrara, poi si va fino in fondo sulla linea di fondo per Giovanna e c'è un fischio di Colli, fallo di Colli su Giovanna Birolini, che sta giocando direi anche sul filo del rasoio oltre che sul filo della linea di fondo. Quando va bene prende un vantaggio, quando va male pesta la riga, e questa è una scelta che sta facendo più volte. Bello, bello, buona assist di Birolini, bella rimessa dal fondo. Fulvio, che partita stai vedendo tu? No, peccato perché c'è stato quel momento che le torri di Castelnuovo hanno fatto un attimo la differenza, insomma. Ma no! Qui l'arbitro fischia fallo a De Gianni sulla penetrazione di Bonvecchio. Quarto fallo anche De Gianni. Quarto fallo di Patrizia. Era staccato, ha preso la palla, staccato da tutto, fischiato un fallo. Pazzesco. Pazzesco. Rientra in campo Adele Cancelli. Bonvecchio alla lunetta, solo retina. Albino 36, Castelnuovo 48. Birolini avanza, consegnato per Michela. Alice prova l'uno contro uno ma poi si ferma, di nuovo fuori per Giovanna, tiro, qui c'era il fallo. È uscito completamente. Super Giovanna, un grande tiro, ha subito anche fallo, sì. E non lo fischiano. Brava Giovanna. Ha subito anche fallo e non lo fischiano. E adesso ci serve una reazione di orgoglio indipendentemente dalle capacità di Castelnuovo, che porta D'Angelo ad un tiro al ferro. Giovanna per Adele, vuole ribaltare il lato ma non si fa vedere nessuno, allora ribalta sul lato opposto, dentro, vede il taglio di Agazzi e poi non c'è canestro e non c'è fallo, tira dall'altro lato D'Angelo, airball, rimessa Albino. D'Angelo si scusa con la panchina. Ora il capitano di Albino, Michela Birolini, ha qualcosa da dire all'arbitro. Poi escono Giovanni e Michela e entrano Chiara e Ieva. Dobbiamo Chiara tenere Rizzo. Tenere il ritmo. Attaccata Chiara, attaccata da Madonna. Francesca per Ieva, che ribalta il lato. Chiara. Buona la rotazione di palla. Buona la rotazione, bravi. Buona bravi. La rotazione senza palleggi. In velocità deve circolare la palla senza palleggio e riusciamo a fare dei buoni tiri piazzati. Come avrete capito, qui l'atmosfera si scalda.
Intanto Chiara chiama a testa. Brava Francesca, buon recupero, sempre meno 12, dobbiamo tenere ritmo, dobbiamo tenere ritmo. Guarda canestro Chiara, mi raccomando. Ieva in punta, sfrutta il blocco di Cancelli che poi dovrebbe rollare ma non rolla. Intanto Rizzo attacca. Brava Rizzo, brava Rizzo. Prendersi un vantaggio. Si prende due buoni tiri. Brava Chiara. Due buoni tiri liberi. Ora in lunetta Chiara. Il primo non va. Forza Chiara. Peccato perché Albino sta lasciando parecchi punti dalla lunetta. E sono punti che ci servirebbero per ricucire il divario. Chiara sbaglia anche il secondo. Invasione. Invasione Fulvio, hai visto bene. Si ripete. Un minuto e 16 secondi alla fine del terzo quarto. Perfetto. Albino 41. Dobbiamo andare. Castelnuovo 52. Dai, obiettivo chiudere il terzo quarto a meno di 10 punti. Non andare in doppia cifra, dai, obiettivo della chiusura del tempo. Oltre al Mola Mia che ci contraddistingue qui a Bergamo. Intanto aumenta la pressione delle perimetrali e Adele riesce a recuperare un pallone impedendo a Gatti un attacco e poi qui c'è un tiro, rimbalzo di Ieva. Peccato. Niente, ci poteva stare anche dall'altra parte. Doppio. Castelnuovo qui palleggia, poi la riprende, poi ripalleggia, vale tutto. Avanti, Colli, pericolosa, attacca, qui ci sono dei contatti, gli arbitri hanno deciso che non fischiano più né da una parte all'altra e qui c'è un passo di passi in partenza. Giochiamo bene questo pallone, dai, obiettivo a una cifra, sotto una cifra, dai. 32 secondi alla fine, Franci Agazzi, palla in mano, palleggia con la mano destra, poi ferma il palleggio, ribalta per Chiara. C'è un blocco Carrara Cancelli sotto canestro, poi la palla viene palleggiata sul piede di Madonna che sorride all'arbitro pensando sarei già canestro dalla parte opposta se l'avessi recuperata. Ora Franci Agazzi ribalta, qui insomma i contatti non si lasciano desiderare, poi adesso c'è Castelnuovo, 5 secondi alla fine, Madonna si va a prendere la sua tripla e la segna. Peccato perché come alla fine del secondo quarto Madonna porta a casa anche l'ultimo possesso del periodo. Albino 41, Castelnuovo 55. Beh, quantomeno sappiamo da chi andranno probabilmente anche in questo quarto in alcune situazioni. Qui palla persa da Michela. Peccato. E il possesso è in mano alla squadra ospite. Albino riparte da Giovanna Birolini, Benedetta Peracchi, Patrizia De Gianni e Alice Carrara. Ora Castelnuovo attacca verso il centro e poi scarica per Bonvecchio di nuovo verso il centro, cerca un'uscita di scarico, qui c'è un tiro da tre punti di Repetto, c'è la palla è ferma, però Alice attacca in uno contro uno, vuole andare fino in fondo, conclude
non fischiano proprio più nulla, eh. Non fischiano proprio nulla, eh. Sì, è proprio un po' cambiato il registro arbitrale a metà partita. Intanto Castelnuovo continua a macinare gioco e qui trova Gatti aperta dalla media, un tiro tra la linea del tiro libero e la posizione di mezzangolo. Giovanna per Michela, dai ragazze, forza. Patrizia fino in fondo, bello lo scarico per Alice che poi peccato. Trova solo il primo ferro, peccato. Colli dall'altra parte vede che Giovanna, Colli vede che il posizionamento difensivo è rivedibile, attacca subito e va a prendersi un fallo sotto canestro. Però la stessa tipologia di contatto dall'altra parte. Vabbè, adesso restiamo concentrati su quello che riguarda la partita e quello che stiamo facendo da una parte o dall'altra del campo. Monica incita le sue ragazze. Intanto è rientrata in campo Chiara Lussana. Benedetta per Giovanna. Corna. Qui c'è Patrizia che esce dal blocco, attacca in uno contro uno, fa un bel movimento. Virata, usa il perno. Forza, forza, dobbiamo lavorare bene in difesa, dai. Sfruttando anche la differenza di centimetri rispetto al difensore. Poi Colli dall'altra parte. Bonvecchio con pazienza ribalta dall'altro lato. Colli prende il blocco ma poi si ferma perché sotto canestro c'è D'Angelo contro Peracchi, ma non serve. Colli trova un tiro aperto e finalizza, altri tre punti, 19 punti di differenza tra le due squadre. Fallo in attacco fischiato a Carrara. L'arbitro cambi per la squadra ospite, esce Bonvecchio, rientra Madonna, esce Colli e al suo posto la numero 10, Serpellini. Madonna attacca verso il fondo, ha un buon vantaggio, finta di tiro, vede il taglio di Gatti e lo serve. Ci stiamo un po'... fatichiamo a ritrovare l'inerzia della partita. Ora Lussana, vede Carrara che attacca bene il vantaggio. Brava Alice. Brava Alice. Brava Alice. Alice sta facendo una partita veramente solida. Quando... Alice è cresciuta molto, eh? Sì, dopo la prima fase... Sì. Iniziale del campionato è cresciuta molto. È decisamente un'altra giocatrice in campo rispetto alle primissime partite. Time out. Rimaniamo sui blocchi un Albino. Po' tanto, eh. Facciamo aiuti, rimaniamo sui blocchi e... Sette minuti alla fine del quarto quarto. Il tabellone recita 45 Albino, 66 Scrivia Castelnuovo. Può darsi che magari la squadra di casa provi una difesa zona o magari una difesa mista, giusto per provare a contenere un po' l'attacco avversario. In fase offensiva abbiamo bisogno di riprendere ad attaccare in transizione, primo punto, con tanto movimento e tanta corsa da parte di chi è senza palla, non solo da parte di chi spinge avanti il possesso e il pallone. E contro la difesa schierata abbiamo bisogno di giocare quello che abbiamo visto ad esempio in un paio di azioni anche in questo quarto, una veloce rotazione di palla con un buon movimento fluido. Sicuramente non è facile contro questa squadra, non è facile contro questa squadra. Vediamo le nostre ragazze. Fallo in difesa
della 17 rossa. No, ma non c'è la 17. Ah, della 1, esatto, della 1 rossa. E poi intanto Patrizia va fino in fondo con un bel gancetto. Meno 19, meno 19, ma se poco meno di 7 minuti, zona per Albino. Zona 2-3. Vediamo un po'. Castelnuovo ribalta di nuovo il lato, 2 secondi. Madonna, prova il tiro, buona difesa, brave, brave, buona difesa. Si va dall'altra parte con Patrizia che va a concludere. Canestro più fallo, canestro più fallo. È lunga, se poco più di 6 minuti al termine. Dobbiamo correre e avremo ancora delle bellissime sorprese in questa partita. Intanto coach Zara fa un cambio, entra la numero 29 Francia, credo il suo primo ingresso dall'inizio della partita per Francia. Conferma il tavolo sempre sul pezzo. Patrizia per Benny. Cerca di nuovo Patrizia, bello il taglio di Giovanna che poi conclude. Brave ragazze, ottimo taglio dal lato debole. Ecco che fa viaggiare la palla sul perimetro Castelnuovo, poi libera Madonna che si prende la tripla. Tutto come scritto da copione. E qui purtroppo Albino soffre un attimo la pressione difensiva, e esce Giovanna Birolini, rientra Francia Gazzi. Difesa uomo per Albino. Brava Franci, mette un po' di pressione, quasi recupera il pallone. Qui c'è Gatti di nuovo sotto canestro. Gatti fa un buon movimento fintando di attaccare verso il centro, poi quando il difensore chiude la linea di penetrazione centrale fa una virata sfruttando il perno e va a concludere verso il fondo. Lussana si procura un fallo. Brava Alice, esce Carrara. Complimenti, brava, una bella partita. Direi la migliore in campo di Albino. Brava. Sia per continuità che per contributo. Momento sicuramente importante anche a fronte degli infortuni che ci sono stati. Alice ha risposto presente ed è stata un punto di riferimento anche stasera. Agazzi recupera e poi Eva va su. Belle queste azioni. Francesca non ha mollato. Brava Francesca. Brava Francesca, sì. In attacco. Sì, la cosa bella è che qui non dobbiamo mollare, è lunga ancora, è lunga. È la seconda volta che andiamo a prenderci un canestro più fallo e se siamo in grado in questi possessi di segnare nonostante il contatto fisico dobbiamo diventare bravi a farlo in qualunque possesso sostanzialmente. Brave ragazze. Ieva finalizza il gioco da 3 punti. Ora c'è di nuovo Colli in campo, entrata anche per Castelnuovo la numero 14 Bernetti. De Vecchio da 2 tira, non va. I blocchi in movimento, possesso per Albino. Time out a 4 minuti e 22 secondi dalla fine, Albino 54, Castelnuovo 71, 2 falli commessi dalla squadra di casa fino a questo momento, 4 falli commessi dalla squadra ospite. Mi allargo un po', un paio di bombe della nostra Ieva e potremmo incominciare a rigiocare la partita.
perché il tempo è ancora parecchio. Ma allora sicuramente 4 minuti e 22 ci daranno la possibilità di avere un po' di possessi ancora in fase d'attacco. Sono anche curioso di vedere se coach Stazzonelli proverà una qualche forma di difesa magari aggressiva o di pressione a tutto campo. La zona per i 2-3 possessi in cui è stata giocata ha portato a un recupero difensivo comunque. E vediamo le scelte. Se fischiano i signori in grigio. Agazzi, Perieva, sotto per Adele Cancelli, ribalta il lato Ieva, attacca Franci Agazzi, qua fa tutto bene, peccato che sia andata a tirare poi con la mano destra, magari se avesse concluso di sinistra. Brava Francesca. Lussana sulla palla, consegnato di nuovo per Bonvecchio, pressione di Agazzi, bella la rotazione anche qua, attacca di nuovo Castelnuovo, ma palla recuperata, si va dall'altra parte, dai con questa transizione e non riusciamo a concluderla con due punti. Buon gioco, peccato, ma buone iniziative, buone iniziative, buona velocità, va bene, peccato. Lussana sarebbe potuta andare direttamente lei a concludere, ha scelto di passarla a Francesca, però buona transizione, questo è il principio che ci serve. Rimbalzo di Benedetta, avanti con Chiara, Adele è già lì per portare un blocco, ma poi non lo posiziona, blocca invece per Ieva. Rolla all'interno, si butta dentro, tiene la palla Adele, si attacca Francesca, va fino in fondo, non c'è canestro, la mantiene Adele, incredibile, che però pesta la linea, incredibile, di fondo. Neanche un fallo, non hanno più fiato i signori arbitri per fischiare un fallo. 2 minuti e 49 alla fine della partita, Albino 54, Castelnuovo 71. Bonvecchio avanza, conduce, sistema le compagne e la palla finisce ancora, indovinate un po', da Gatti, che in uno contro uno si avvita bene verso l'esterno, verso il fondo e trova due punti importanti. Comunque complimenti a Gatti perché tecnicamente ci sta facendo vedere veramente dei bei movimenti, brava. Qui esce Ieva, attacca verso il fondo. Attacca verso il fondo. Brava Agazzi, Francesca, buono Ieva, bella assist. Anche sui tagli dal lato debole troviamo dei buoni punti. Abbiamo trovato dei buoni punti stasera. Sarebbe stato un altro aspetto potenziale da sfruttare. Qui buona la difesa di Albino. C'è un aiuto. Si buttano Panseri sulla palla. Contesa. Si lotta su ogni possesso, anche se a questo punto della partita mi sembra difficile ribaltare il risultato, ma bella l'intensità e la voglia mostrata da entrambe le squadre in campo. Buon recupero da parte di Albino. Francesca chiama il gioco, consegnato per Alessia Panseri. Ieva avrebbe un tiro aperto, non lo prende, dentro per Cancelli, si conclude, qui c'è un contatto sul secondo tiro di Ieva. Adesso dall'altra parte Castelnuovo, tiro aperto da tre punti, cioè aperto non tanto. Albino avanza sul lato opposto, le squadre si stanno abbastanza allungando. Esce Chiara Lussana, rientra Giovanna Birolini.
Francesca attacca verso il centro, poi sceglie Alessia Panseri che viene fermata, ma il possesso è ancora la squadra in attacco. Cambio tra le file della squadra ospite, coach Zara batte un meritato 5 al suo capitano Colli, rientra in campo la numero 10. Giovanna attacca canestro, va fino in fondo e prende altri due punti. Brava Giovanna. Serpellini. Serpellini sfrutta il blocco della compagna, ma poi perde palla. Panseri per Giovanna. Chiama il gioco, qua siamo un po' lenti ad uscire da lì. Poi Serpellini strappa la palla a Panseri che fa un fallo di reazione e prende un antisportivo. Sì, antisportivo. Cambio, esce Panseri, entra Peracchi. Il Lunetta Serpellini. Serpellini è 2001. E Bernetti Francesca, la numero 14, è una 2003. Di nuovo Serpellini chiama il gioco, chiama sulla sua compagna che le porta un blocco, poi perde palla. Agazzi accelera ma viene fermata. Serpellini, c'è un tiro, esitazione, attacca verso il fondo e Bernetti porta a casa un fallo. Qui c'è un po' di, c'è qualche lamentela. Coach Stazzonelli parla con gli arbitri. Intanto mancano 18 secondi alla fine della partita, 58 Albino, 74 Castelnuovo. Il primo tiro libero non è valido, non è buono. Vediamo il secondo. Bernetti segna il secondo. Cancelli alla rimessa dal fondo. Un possesso da giocare per Albino. Va a prendere il blocco di Cancelli. Peracchi. Parte in palleggio, attacca, bello, brava, brava Benedetta, brava Benedetta. Arriviamo a un tiro aperto per Ieva. Si conclude così la partita, Albino 58, Castelnuovo 75, un terzo quarto decisivo nel definire il tabellone finale, tre quarti giocati alla pari, tra cui i primi due punto a punto e il quarto diciamo anche abbastanza condizionato da un divario tra le due squadre, sia per impiego delle giocatrici titolari da parte di entrambe le squadre che per l'andamento della partita. Comunque brave ragazze. C'è stato quel momento nel terzo quarto che la fisicità l'ha fatta da padrona, hanno fatto buoni canestri e oggettivamente nelle corde di Castelnuovo, per cui così erano i pronostici e così abbiamo giocato comunque una discreta partita a mio modesto parere. Adesso parte il nostro campionato dove abbiamo lasciato alle nostre spalle le prime quattro della classifica e adesso dobbiamo giocarci tutte le partite per, come se fosse la finalissima, per arrivare nelle condizioni migliori alla fine di questo campionato. Saranno decisive tutte le prossime partite. Applausi a questo gruppo. Brave, che comunque brave, sì, sta facendo un percorso nonostante anche
infortuni, discontinuità e una partenza con molte molte under in roster sta sicuramente crescendo. Adesso siamo in una fase del campionato purtroppo in cui è importante riuscire ad avere anche tutte le giocatrici in condizione. Oggi sono rientrate dall'infermeria Rizzo e De Gianni. De Gianni, speriamo che l'Aube possa rientrare settimana prossima. Sì, l'attendiamo a braccia aperte, Greta. Per cui, insomma... E che Chiara Lussana riesca ad entrare abbastanza in confidenza con i giochi, con la squadra e prenda ritmo, perché ci aspettiamo anche da lei un contributo incisivo rispetto alle prossime partite. Non è mai facile entrare in corsa in un nuovo progetto, in una nuova squadra. Ci serve sempre qualche settimana, speriamo che Chiara riesca ad entrare in velocemente, ecco, nel gioco della squadra di casa. Grazie a tutti per averci seguito. Fulvio, vuoi dare qualche statistica? Prego. Allora, abbiamo una cosa positiva, stavo guardando le palle perse 15 per parte, per cui insomma eravamo abituati a ben altri numeri noi, e direi che è un numero molto molto interessante che ci fa ben sperare per il proseguo. Un 40% dal campo rispetto al loro 47%, devo dire, ecco, 56% i tiri liberi, ecco, un tema che dicevi durante la cronaca. Noi abbiamo fatto purtroppo un 9 su 16 che ci ha penalizzato un pochettino, fermo restando che vabbè, il divario di 17 punti non è qui. Loro hanno fatto, Castelnuovo ha fatto l'81%. C'è stato quel terzo, quei 5 minuti del terzo quarto, quel che terzo loro quarto, la sì, fisicità l'hanno messa in atto e hanno fatto anche canestro quel momento lì. Fulvio ci terrà svegli stanotte questo terzo quarto che ci ha lasciato un qualcosa da digerire. Complimenti comunque alla squadra di casa d'Albino, perché le premesse a inizio partita erano diverse rispetto al fatto di riuscire a giocare punto a punto buona parte della partita, ecco, sostanzialmente. Infatti il terzo quarto dice 12-24. Esatto. Ecco, tutto lì, tutto esatto. Lì. Proprio non siamo riusciti a bloccare la partita nel terzo quarto, però brave, va bene. E possiamo partire adesso con le ultime 7 partite, di cui 5 in casa, 5 le giochiamo in casa, dovranno essere delle partite che daranno il valore oggettivo della nostra squadra per arrivare alla salvezza tanto attesa, tanto desiderata. E tanto desiderata, ma bisognerà sudare ancora qualche camicia, come si suol dire. Grazie a tutti. La prossima partita, Fulvio, sarà? La prossima partita, seguiteci sui nostri siamo canali social. Siamo in casa con Bolzano o andiamo a Bolzano? In casa Bolzano, scusami, qui in casa con Bolzano. Però è il recupero, ecco perché ci sarà tutto il cambio. Anche Ponzano poi dovrà arrivare qui in casa perché c'è stato il cambio, e adesso si vedrà, perché con il discorso Covid ancora zona rossa Trentino, Bolzano, non so come sarà, ma al momento si dovrebbe giocare. È confermata. Seguiteci sui nostri canali social e scoprirete quando e a che ora. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a voi, grazie.